Ciao a tutti e bentornati al canale dell'altra dimensione. C'è un fantasma che si aggira per Milano, quindi anche Milano ha i suoi fantasmi e ne parleremo in questo video, precisamente nel monastero di Santa Redegonda. Si tratta di Bernardina Visconti, il cui spirito infesta la città dopo una vita drammaticamente triste. Il chiostro milanese cela infatti una vera tragedia d'amore. Chi era Bernardina Visconti? Il monastero di Santa Redegonda a Milano è oggi un luogo purtroppo diroccato, dove numerosi testimoni dichiarano di aver visto il fantasma disperato della giovane Bernardina Visconti. Lasciata miseramente morire secoli fa, vaga ancora senza trovare pace. Il monastero, insieme con l'omonima chiesa, era un luogo di culto benedettino, un complesso soppresso in parte demolito nel 1781, al fine di lasciare spazio all'attuale via Santa Redegonda, un luogo di culto danneggiato seriamente dalle truppe imperiali Barbarossa nel 1162. Come risarcimento, il monastero ricevette una casa e un terreno di proprietà del vescovo Galdino della Sala, un complesso grandioso. Ma andiamo a parlare un attimino della storia, che è quello che ci interessa di più. I verbali, stilati dai notai viscontei, raccontano una storia terrificante, capace di far rabbrividire chiunque. L'artefice della morte della giovane Bernardina, deceduta più di 600 anni fa, fu suo padre, Bernabò Visconti, signore di Milano dal 1350 al 1385. L'uomo aveva notoriamente un amante, Giovannola Montebretto. Sua moglie, Beatrice, sapeva tutto, così come l'intera città, o quasi. Da questa relazione clandestina nacque Bernarda. Alla piccola veniva consentito l'accesso a palazzo e tutti sapevano bene chi fosse. Le cronache ci raccontano di come il padre non la trattò mai come una bastarda, bensì alla sua stregua della sua prole legittima. Per questo programmò anche per lei un matrimonio sulla carta di tutto rispetto. Il marito di Bernarda sarebbe stato Giovanni Suardi, nobile cavaliere bergamasco molto ricco. Un uomo ben più grande di lei, totalmente sconosciuto alla giovane, che per 9 anni dopo venne arrestata per tradimento della consorte. Il processo ebbe inizio nel gennaio del 1376. Il testimone chiave fu Giovannolo d'Avedano, uno dei parenti dei Bernabò, che raccontò di aver visto Bernarda in una stanza della roccherta di Porta Romana in atteggiamenti intimi con un giovane di nome Antoniolo Zotta. Venne ascoltato anche Gabriele Fragheschi, guardiano della rocchetta, così come altri, tutti concordi sulla colpevolezza di Bernardina Visconti. Lei e il suo amante vennero messi in catene. Lei venne condotta nelle segrete della rocchetta di Porta Nuova. I carcerieri la denudarono all'aperto nel gelo di gennaio, gettando le secchiate d'acqua gelida per spegnere i bollenti spiriti. Antonio venne ucciso impiccato. L'atto in sé era passabile di semplice multa, non trattandosi di stupro. Testimoni dissero di averlo visto trafficare con un forziere del sovrano. Per Bernardina era prevista la forca, ma era pur sempre la figlia dei Bernabò che venne interpellato sulla vicenda. Una sua sola parola le avrebbe garantito la grazia. Inutile però, ogni lacrima è richiesta di clemenza. Lei doveva pagare con la vita, ma in maniera lenta e sofferente. Venne gettata in cella e lasciata a pane e acqua, sino all'addio delle sue forze. Resistette 9 anni e venne trovata morta il 4 ottobre del 1376. Venne seppellita in gran segreto nella chiesa di San Giacomo, presso Porta Nuova. Da allora, però, gli avvistamenti della ragazza si susseguirono ripetutamente in svariate città. Il padre venne tormentato dal fantasma della figlia fino alla sua morte. Bernardina Visconti divenne così protagonista di una delle leggende nere più celebri della città. Bene, per questa storia è tutto, ragazzi. Se passate da questa zona di Milano, sentirete sicuramente anche voi la presenza di Bernardina, una donna molto inquieta, uccisa ingiustamente, soprattutto da suo padre. Sta sempre a voi in cosa credere. Sicuramente questa storia affascina e, come vedete, anche le grandi città hanno molto da dire sul paranormale e sulle presenze. Io vi do appuntamento alle prossime e vi ringrazio come sempre qui sull'altra dimensione. Ciao!